a lui che è affannata sotto un balcone. Catari! Catari, unite mamma, corrite, la padella è pronta! Catari! Catari! No, ma che cazzo sta nessuno? Catari! Catari! Catari, quando sei sposa, fai amore a tornità! Catari! 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 E allora è così, sbattendomi come una pazza, per presso, per tre ore, fino a che non nascete fuori la porta di un vecchio. Tutto sciango! Sud! E ghiasta mano per raggio, chiù e lo turco in faccia a me. Ma qua Catarina, ricetta, qua Catarina a tutt'uomo, mannaggia qua, mannaggia là, io do un fangulo, Catarina non ci sta più, la passano mai venire, l'hanno spullata, è morta, avvenne, ma è mai possibile che la curva che sta con Andre Weir abita pensato sulla fottere a famiglia, io che la managgia. Ehi! E che brutti maniere che tiene, ma tu sai? Ma che modo barbaro dalla topa da te, no, no! Sai che ti dico? Sai che ti ha stemmi di volta? E beh, che pozza venina oggi! Chi ha sta peggio che la mostra! Ha proprio ragione, ho detto antico, so! Guarda che bene dai miei segnalati, sciangato, su a piacci dentro! E a così dice! Ho sputato tutte le volte per scongiurare la zevi! E non è! L'uomo passava il premio in una vita. Santa Elena, madre di Costantino Imperatore, capo marista e formale venista per cercare la croce Cristo. La cercaste e la tuasta, la scala santa di Roma, la depositaste. Tre palme, tre pisce, tre foglie ramente per la tua santità, per la mia povertà. Dacci un segno, per carità. Santa Elena, Elena, madre di Costantino Imperatore, capo marista, formale venista per portare la croce Cristo. La cercaste e la tuasta, la scala santa di Roma, per la tre pisci, tre foglie rame, la tua santità, per la mia povertà, dacci un segno per carità. Dacci un segno per carità. Ma resci un testo. Santa Rita e Luparella, sparpetesta, poverella, e l'usciore fa la capì, un bocciolo dice sì, come a maggio vinti noi e Rusella seta d'oglio, come a maggio vinti noi e Rusella vestatoia. Santa Elena, madre di Costantino Imperatore, capo marista, poi marmarista, la puta croce lì, la cercaste e la quarta, la scala santa di Roma la depositaste, tre palme, tre pesci, tre foglie rame, per la tua santità.
dacci un segno, per carità! Dacci un segno, per carità! Ma chi t'ha mannata? Tu girati, spogliati, vesti, vai, stai buono, torna a chiamare. Tu girati, spogliati, vesti, vai, stai buono, torna a chiamare. Tu girati, spogliati, vesti, vai, stai buono, torna a chiamare. Ah! Salve a tutti, siamo qui al teatro, al nuovo Teatro Nuovo con Enzo Moscato, in occasione dello spettacolo Luparella, che appunto abbiamo appena visto con Isa Lanieri, nonché con, anche con la chicca di Enzo Moscato, che ogni qualvolta entrava e cantava ogni volta una canzone diversa. Innanzitutto grazie per questa intervista. Ho qui con me praticamente un libro, questo Angelico Bestiario, che praticamente ho da molto tempo. E vorrei, vabbè, dopo ti chiederò ovviamente insomma una dedica, vorrei che tu me lo personalizzassi fortemente questo libro. E Enzo Moscato, insieme a Fortunato Calvino, a Annibale Ruccello e ad altri, fa parte di quella che è la nuova drammaturgia, e nuova drammaturgia insomma post-eduardiana, che finalmente adesso viene fuori. Ecco, allora una prima domanda che voglio farti: tu hai questa capacità di scrivere in modo molto ricco, c'è proprio insomma un profluvio di scrittura. Volevo chiederti fino a che punto questo eccesso di poesia, di scrittura, di cosa può accordarsi in effetti con la misura insomma di una scrittura drammaturgica, oppure se c'è un limite, perché insomma mi sono chiesto insomma se a volte insomma se la tua scrittura non eccede la scrittura drammaturgica nella cosa e va poi verso una scrittura poetica in senso lato. Ma non è che storicamente esiste una definizione, certo, stretta di drammaturgia. Sì, abbiamo alcune nozioni diciamo storiche al riguardo, ma per fortuna diciamo il nostro panorama culturale, drammaturgicamente parlando, soprattutto quello del Novecento, è ricco di scrittori di teatro. Ciascuno molto diverso l'uno, certo, dall'altro, sicuramente, insomma, sicuramente. Lo stesso Edoardo è diverso da Viviani, e Viviani sì, è diverso, sì, da Scarpetti, quindi direi che cioè, al di là delle nozioni puramente accademiche che si vogliono dare della drammaturgia, credo che ciascuno ha poi un suo mondo culturale, certo, linguistico di riferimento a cui rifarsi. Nel caso mio io scrivo in napoletano perché nella stragrande maggioranza dei casi, sia a teatro che fuori dal teatro, scrivo il napoletano perché il napoletano è la mia lingua materna. Sono di quartiere spagnolo, sono nato qui e questo è il teatro della mia infanzia, qui sono cresciuto, ho visto dei film e quindi film, teatro e via discorrendo. Poi il teatro oscilla sempre tra l'eccesso e la sottrazione. Io non ho paura, diciamo, di avere una scrittura alcune volte torrentizia, perché so che in scena mi so sottrarre. Questo è il gioco, è un gioco di polarità. Anche Edoardo alcune volte, rispetto alla parola, come dire, ha moltiplicato, no, gli effetti linguistici, però poi in scena sa sottrarsi. Le mie inclusioni in questo spettacolo lo testimoniano, cioè sono, certo, proprio dei coriandoli che butto per terra quando rientro, non so se certo, dato, sì. E sono esattamente quello che faccio io, perché la scena ha una legge, che è quella della sottrazione. La scrittura no, la scrittura può essere decisamente barocca come la mia, quindi una scrittura moltiplicata, una scrittura che echeggia, una scrittura che rimanda ai tantissimi contributi linguistici, culturali, etnici, antropologici che la città di Napoli ha aspettato in secoli. E poi, quindi poi di volta in volta a giocare su queste sottrazioni nel momento in cui si va in sì, scena. Sì, perché mi riguarda sì. E questo Luparella in realtà è foto in... adesso non foto di bordello con Danà, che appunto insomma è comunque appunto una...
riduzione rispetto, cioè insomma appunto hai operato anche qui insomma una sottrazione. Luparello è un testo addirittura dell'82, cioè nasce nell'82 e ormai sono tantissimi anni che io scrivo e rappresento, certo. Sono giovanissimo diciamo. E Luparello nacque nell'82 all'interno di un testo che si chiamava Trianon, era una porzione diciamo di quel testo. Poi io... No, l'anno non mi ricordo proprio più. Ecco fa, posso dire però che c'era la guerra dei tedeschi, dei polacchi, dei americani, la guerra del Papa, la guerra dei Mussolini, la guerra di tutti quanti, di tutti contro tutti. Pure la guerra mia è logica, pure combattevo come no. Combattevo la mattina sera cuccato, mazzescova, mappine terra, rotine, sapone piazza. E cucciendo, lucendo capi canzone, per sei cuscini, tu vai per la faccia, tu vai per sotto, pannolino per la mistulazione. Tutto, uno di tutto, dovevo lavare e sciogliare, goppo lavature e prete nell'angolo sinistro, un palazziello al numero 3, o vicolo Carmeniello a Toledo, quello proprio di fronte all'ex negozio Girardino. Capo più prima a cadere sotto il bombardamento. Allora era giovane e fresca, con manugiglia schioccata a veste di Sant'Antonio. Intatta, incontaminata ero, eppure in silenzio, tacitamente, una legge mai scritta sul connubio, però a larga maggioranza approvata e voluta da tutto il popolo italiano. Va finire un re d'Abbadoglio. Io, e nati 10 come a me, schiave vendute ad altre schiave vendute, irregolari serve di altre irregolari schiave, compivamo lavori pesanti, pesantissimi, nella squallida colonia di puttane un primo piano di palazzilla numero 3. Senza misericordia, asserragliate da mosche, scarrafune, tafane e da ogni articolo e campione maschio che sniffanno attore femmine pavia, avessero sentito genia o desideria e ci salia tutti i momenti. Poi io, sotto consiglio di Annibale Uccello, che era un carissimo collega, un caro amico, lessi Luparella a Isa Danieli, che c'era un'attrice famosa, e lei disse, mi piacque moltissimo il testo, disse: a condizione che tu lo allarghi e lo fai diventare un vero e proprio spettacolo teatrale, un giorno io avrò molto piacere di farlo. Sono passati dall'82 che l'ho scritto al 97 che l'abbiamo messo in scena, 15 anni, quindi abbiamo aspettato 15 anni. Questa la dice lunga rispetto ai tempi che deve avere il teatro non si fa da un momento all'altro, il teatro ci vogliono anni per impararlo, per farlo bene, per saperlo scrivere, contrariamente a quello che oggi purtroppo ahimè è la legge imperante, no? Il teatro bisogna digerirlo, bisogna assimilarlo, bisogna soffrirlo e quindi abbiamo passato 15 anni di attesa e finalmente è arrivato questo. Poi dal 97 ad oggi quanti altri anni sono passati? Sono passati 17 anni. Siamo ancora qui a fare Luparella con successo, ecco, come successo che vedi, no? Che c'è vorrei capire insomma questa specificità proprio della tua scrittura drammaturgica, dal punto di vista narratologico, di queste trame. Sempre appunto molto intricate, molto sofferte. Come nasce Luparella? Perché scegliere, diciamo così, una trama, non trama con questo personaggio che improvvisamente entra A piccoli italiani, fino a carri, non ti mando manco per me! Un bonicchio, hai capito? A partire non bravi firma, Arosteva, Sandari dei Luparella, Sparpo testa, Puprella, Luciorva, la rapì, Lupocciolo, dice sì, con mammaggio vi dirò e Rosella festa doia. E me, non si crede, ma roppa settima girati posti sti novena, e quasi quando pure la cannonella di San Raimondo coppa con lunette Stefano su studà, a capo creatura. Ascetto finalmente fuori, anzi, giura capo ascetto fuori, quasi capo e collo mi venettero incontro, mezza in mano aperta. Allora, piano piano, e senza stringere troppo, mi ho piccato di cella, perché i vecchi dicono che si nasce, non creatura sa stringere troppo, con piccato di cella, roppo porta i segni, l'indavi fosse di pronto tutta la vita.
Allora, piano piano, cercai di tirare fuori da quella morta natura la mamma. Poi, quando fu robusta e coscia e piena, venettero finalmente a luce. Svelta, svelta, ma sull'anno 7 che a me si fa paura, 7, con certi forbici esatti che teneva a fianco a me, tagliai tutto cordone. E in un lato, chi era mamma, ce l'ha sei attaccata ai ferri, per poterlo troppare la scenda via fuori. Mentre chi l'altro lato, chi lo piccirillo, ho cominciato a ravugliare, piano piano, goppa panzella, a uso d'un pellico, a uso i pellicola, a uso i pezzilla pure che l'angelo custode. Quando è bella e buona, e spalla mea, son detta, non respira, non respira, affannato, non respira a così chiaro, a così preciso, a così con maggiorisera, estraneo, mise a tutto silenzio la casa, che mi girai subito e scatta con tutto piccirillo in braccia per guardare chi era. Chi era trasuta, senza rumore, all'intrasatta, rinda quella stanza. Ma si fa artefice di una vendetta collettiva, di una vendetta della città, diciamo, vabbè, io, diciamo, le mille voci, le mille facce che si affacciano nella scrittura di Luparella sono le mille voci, le mille facce, milioni di voci, di facce della città, quindi chiaramente io sono un medium rispetto a questo, sono un mediatore della città, non è che... Poi ho un interesse particolare per le trame storiche, perché vengo dalla storia, dalla filosofia, e quindi mi è rimasta questa passione. Sì, diciamo che tu sei anche stato insegnante di storia e l'ultimo filosofia. L'ultimo spettacolo mio si chiama Napoli 43, dedicato alle quattro giornate, quindi c'è un fil rouge, no? Fil rouge, sì. Luparella che parla di quell'anno, di quell'estate tremenda del 43, e Napoli 43 è l'ultimo proprio in ordine di tempo. Ecco, proprio perché insomma questo 43 è stato l'anno del disordine. È stato un anno decisivo per Napoli, per l'Italia direi anche, ma soprattutto per Napoli, perché Napoli poi da allora, secondo me, dal punto di vista proprio della collettività, non ha più avuto un momento di grande gloria, di grande indignazione come sono state quelle giornate. E come spieghi poi, tu che sei insegnante, insomma, sei stato un insegnante di storia, sì, appunto, di storia, di filosofia, questa disconnessione tra le quattro giornate e poi la stagione laurina di Napoli, cioè che apparente che sono in contraddizioni, no, si guarda, sono avuto... È apparente, in realtà, sì. Diciamo, tu sai che le quattro giornate sono state fatte da tutto il popolo, no? Non sono beh, anche Lauro è stato votato da tutto da il popolo. Lauro non lo so, dai monarchici sicuramente, poi Napoli è stata sempre una grande capitale monarchica e quindi, diciamo, in stragrande maggioranza Napoli ha sempre avuto questo amore, questa passione per i dei. Quindi i monarchici sono stati una parte molto importante delle quattro giornate. Sì, anche poi se... sono dei liberali, i comunisti e tutti gli altri che hanno partecipato. Ma soprattutto la rivolta è nata dal ventre della gente, prima ancora che dal colore politico della gente. E questa è stata una rivoluzione collettiva che proprio per questo, non essendo stata pilotata politicamente a monte, è stata poi un po' passata sotto silenzio dalle istituzioni italiane, che come se hanno premiato con la medaglia d'oro alla resistenza prima, certo, Genova, Milano, Torino e poi Napoli, che invece l'aveva fatto per prima, certo, proprio in senso storico. E quindi la sconnessione, in realtà la storia di Napoli è intricata di alti, bassi, distorsioni, cammini rettilinei, no? È vero che c'è la stagione laurina, che però io devo dire, pur non essendo un laurino, pur non essendo un conservatore, sono stati anni bui e luminosi nello stesso tempo, perché io insomma poi c'ho, ricordo la Napoli laurina, no? Ero piccolo e ricordo che poi non era la Napoli di oggi, eh? Cioè, c'erano le fontane, le bellissime fontane che l'avevano fatto a Piazza Municipio, c'era la mostra oltre, cioè voglio dire, però è stata anche insomma la Napoli Toledo, della... via Roma era una strada bellissima,
nonostante l'aulo. Viviamo in regime democratico e però la città ha usato dei colpi di degrado molto forti, insomma, no? E quindi questo il 43 per te è un anno cruciale ed è un anno che anche per ora rappresenta anche, diciamo così, il disordine. Soprattutto nella memoria, perché io poi, non essendo di quel periodo lì, tutti i racconti mi sono stati fatti sulla guerra, vettero intorno a quell'anno. Al 43. E quindi per me da bambino è rimasto un anno mitico, insomma, in qualche modo. E però ritengo che allo stesso tempo, al di là di me, sia un anno mitico per tutti i napoletani, no? Il momento in cui loro decidono, indipendentemente dagli alleati, dagli americani, dagli inglesi, di darsi da loro la propria libertà. Infatti loro finiscono la rivoluzione, non la finiscono nemmeno, le armi gliele tolgono di mano gli inglesi e gli americani quando arrivano, se no chissà dove sarebbero andati. E poi queste canzoni che si scrivono un po', insomma, nella, diciamo così, da crooner, da anni 60, vero? 50-60 da crooner. Capo casa e trahi. La scelta di queste canzoni, che poi sono canzoni, insomma, rarissime, perlomeno, insomma, non ritengo di avere una cultura musicale abbastanza ampia, ma queste canzoni qua non si chiama Tempo, e l'altro è Fuoco a Mare, notissima canzone di quegli anni lì proprio, degli anni del 45. E, diciamo, sì, questo crooner che a passi silenziosi entra è un po' la metafora di quello che dice però Luparella a un certo punto, no? Che per via della musica, della moda, del canzone nuova americana, loro se ne uscirono dai casini, insomma. No? Ho capito, certo. Quindi è un po' la metafora di quello, dell'altra vita, no? Che loro ebbero a partire dall'arrivo degli americani e via di Quindi questa è la musica prima è una degli americani. Delle parole sue, ecco perché io appaio e scompaio, diciamo, è un fantasma, no? Della sua testa, più che essere un personaggio vero e proprio. Certo. E poi, come dire, sono delle incursioni piccolissime per accompagnare un po' la stupenda prova di attrice di Isa Danieli. Vabbè, sì. Isa Danieli, che poi mi sembra che con la sua interpretazione riscriva questo testo, è vero? Cioè lo fa suo, lo,
insomma, lo riscrive nella sua, con la sua carne, con il suo sangue. Dice è autrice scenica. È autrice scenica, possiamo dire. Io sono, insomma, l'autore da tavolino, sì. Lei è l'autrice scenica. Come giusto che sia, perché un'attrice, un attore, la drammaturgia poi ne deve fare un fatto proprio, personale. Al di là della valentia, del valore del regista che ti dice, però l'attore deve diventare autore contemporaneamente. Sicuramente. No? Con gran rispetto del testo, ma anche con grande libertà, secondo me. Questa è la mia opinione, insomma. Poi con lei c'è poco da dirigerla, lei è un vulcano, quindi insomma, la faccio fare. È lei che prende, insomma, che guida il testo. Assolutamente, insomma, lei è Napoli. Lei è Napoli. Con tutto quello che di bello si può immaginare, no? Inerente a questa parola, è la meraviglia, lo stupore e la capacità anche di avere, come dire, certamente non è una ragazzina, però allo stesso tempo è anche proprio un bambino in scena ed è contemporaneamente un grande vecchio. È Napoli, insomma, non ha età, non ha definizioni, non ha limiti, non gliele puoi dare, insomma, certo. No? È uno scontornamento continuo. Continuo, sì. Queste cose qua. Enzo, vorrei adesso che tu mi rendessi l'unico... Io non sono bravo a fare le dediche, devo dire. Sì. Ma ci provo, insomma. Aspetta un attimo, voglio firmare in diretta, insomma, questa cosa qua. Sì. Ecco. Ci mettiamo. Io sono Giuseppe De Chiaro. Sì, insomma, sì, tu... ci conosciamo già. Sì.
ti vedo non sono molto bravo. No, va benissimo così. Però... ecco qua. Grazie Enzo. Grazie a voi. Grazie di questa intervista.